Ciao a tutti e bentornati su Fanatico Go Reloaded. Oggi un video un po' vintage, possiamo dire, perché ho ritrovato nei miei cassettoni, ho ritrovato questi oggetti informatici, sono qui sul tavolo, poi vi li farò vedere bene nel video, che potrebbero funzionare tranquillamente, perché funzionano, non sono guasti. Funzionano, hanno dei piccoli problemi, ma soprattutto hanno un grande problema. Non sono più aggiornati, cioè non ci sono più i driver, non ci sono quindi aggiornamento software, aggiornamento hardware dei computer, sono cambiate tantissime cose in questi anni. Questi dovrebbero essere intorno agli anni 2000, per cui insomma è un po' difficile usarli, anzi è praticamente impossibile usarli purtroppo. La tecnologia è cambiata tantissimo. Vi lascio alla visione del video, grazie, alla prossima, ciao a tutti. Allora, scusate la polvere, il primo oggetto che andiamo a vedere è questo, ed è un palmare, un palm degli anni 90. Qui c'è il seriale, tutto quanto, qui c'è un altoparlantino, batteria assolutamente integrata al lithio, non si può assolutamente smontare. Funziona, il problema è che non trovo più l'alimentatore e la batteria è completamente giù. Molto carino perché ti permetteva di navigare in wifi. E sempre con il wifi potevi memorizzare sulla memory card che va inserita qua sulla parte superiore, non so se si vede, ok, sì, e c'è la memory card dove si possono memorizzare appunto gli mp3, perché poi c'è la presa per la cuffia, ovviamente ve lo faccio vedere magari meglio più tardi. Ed è molto carino, si poteva anche fare una sorta di rubrica per memorizzare i numeri, gli sms, si poteva mandare tutto. Eccolo qua, Palm, veramente carino, funzionerebbe, ma purtroppo, come dicevo nell'intro, questi oggetti a me non funzionano più per un motivo o per un altro. Questo è il motivo di questo, è che non trovo più l'alimentatore, poi ho avuto molta difficoltà a configurarlo con il wifi, Però funziona tranquillamente, ci si prendevano gli appuntamenti, si facevano appunti, note, tutto quanto, si poteva navigare per quel poco che poteva fare, perché siamo quando ancora la navigazione era con il sistema WAP, non so se ve lo ricordate, nei primi cellulari che potevano navigare in rete. Eccolo qua. Faccio vedere meglio la parte superiore, come vedete c'è l'interruttore. Il buco, la presa per la cuffia, il jack della cuffia e la memory card, lo slot della memory card. Si faceva il touch screen, c'era la pennetta per il touch screen per questo palmare, questo me lo ricordo tranquillamente, ma si poteva utilizzare anche il dito. Altro oggetto molto interessante è questa webcam HD che ha un difetto, praticamente si è staccata da questa parte superiore, ma è HD Logitech, ha il microfono incorporato, è completamente USB e questa funzionerebbe perché arriverebbe a 1024, quindi è full HD, funzionerebbe. Il problema è che una volta configurata parte per i primi 10 minuti, parte e poi non ha più voglia di funzionare, praticamente come se si scollegasse dal computer. Più che un difetto hardware, direi che è un difetto software di driver, ma purtroppo non si trovano più i driver per questo apparecchietto. Vediamolo bene. Ecco qua, vi faccio vedere bene l'obiettivo. Molto carino, molto bello. C'è anche un bell'audio e il microfono. Purtroppo riesco a far funzionare praticamente soltanto il microfono di questa webcam HD Logitech. Però questo credo che bene o male, se uno spulcia bene online, dovrebbe trovare bene o male i driver più aggiornati. Adesso ne arrivo il pezzo forte di questo video, questa scheda WinTV. È una scheda analogica, una scheda televisiva che non va più perché adesso abbiamo il digitale terrestre. Infatti, non ha il digitale terrestre, ma la presa USB. Bisogna far entrare il cavetto dell'antenna qua, eccolo, e lui ha come uscite la composita video, line in, line out, quindi per poter gestire diciamo l'audio. Io con questa scheda sono riuscito ai tempi di Windows XP, sono riuscito tranquillamente a registrare dalla televisione. L'unica cosa è che purtroppo funziona in analogico, ci vuole l'antenna della TV, quindi purtroppo
siccome abbiamo il digitale terrestre, non è più usabile, non si può più usare. Eccola, vediamo un po' meglio. Questa è la parte sottostante, si intravede anche un po' di elettronica. TV. È una scheda TV ed è veramente, ci facevo veramente tante cose, ci ho registrato parecchie cose dalla televisione in formato analogico. Ovviamente bastava, c'è un programma che faceva da sintonizzazione TV, quindi si sintonizzavano i canali, ma insomma si poteva fare tantissime cose. Ed eccoci alla parte finale del video per i saluti. È una piccola pillola, è un vlog tecnologico, definitelo come volete voi. È una piccola pillola, dicevo, in cui ho voluto farvi vedere questi cimeli, diciamo, queste cose che ho, che vorrei ancora poter usare, ma non posso, appunto, come dicevo, non posso usarle più. Cose che sono curiose per i collezionisti, pure magari potrebbero interessare. Chissà, non lo so, non ho questa pretesa. Per ora grazie della visione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!